Ciao, quasi mezzanotte, sta finendo quest'ultimo giorno, domani si riparte. Altra giornata molto intensa, ricca, densa di contenuti. Quasi 25 appuntamenti in poco più di 3 giorni lavorativi. Oggi abbiamo visto l'EMI Bank, la seconda banca più importante del paese, una delle due banche più importanti del paese, Citibank, e l'Innovation Lab di Citibank, una delle banche più importanti del mondo, forse la più grande. Poi siamo stati all'Innovation Lab di Deutsche Telekom, una delle aziende di telecomunicazioni più importanti del mondo, e poi due grossissimi fondi di investimento, tra i più importanti del mondo e quindi anche di questo paese. Carmel, uno tutto privato, e JVP, partecipato anche dal governo. E quest'ultimo incontro è stato fatto a Gerusalemme, ma non voglio parlarvi di questo, l'energia oggi è un'altra. Ve ne parlerò domani, magari in partenza all'aeroporto. Perché oggi l'energia di Gerusalemme ci ha rapiti. Ci tornavo per la quinta volta, seppur la prima per lavoro, e nuovamente ho sperimentato l'energia di questa città, in una maniera nuova, ma quell'energia, l'energia della contraddizione. Gerusalemme è una città che ti toglie il fiato. Trovi nella confusione il luogo del silenzio e nel silenzio ritrovi la confusione del tuo cuore o della tua mente. A pochi passi, pochi metri, non chilometri, metri, ci sono il quartiere ebraico, quello armeno, quello cristiano, quello ebreo. C'è un muro che separa delle terre dove la gente va a piangere, il muro del pianto, mentre c'è una cerimonia, una parata militare, mentre c'è un mercato, un souk arabo. Sperimenti ogni volta questa confusione che per quanto mi riguarda spesso caratterizza la mia vita, la confusione delle credenze, delle convinzioni, delle scelte. Ed oggi è stata una giornata ancora più interessante perché questa esperienza è stata fatta insieme a padre Ibrahim Faltas, francescano, egiziano di nascita, da 22 anni qui, l'uomo più importante della Chiesa Cattolica e l'economo. Un uomo che ha accolto tre papi, gli ultimi tre papi in questa terra, un grandissimo mediatore, un grandissimo negoziatore, un uomo allevato negli ultimi almeno 22 anni della sua vita dalla necessità di saper mediare, intermediare, negoziare, essere compassionevole, amare indipendentemente dalle bandiere, un uomo che ha avviato rapporti con rappresentanti di tutte le religioni, di tutte le etnie di questa terra, di tutte le tradizioni, sempre con un unico scopo, che non è quello religioso, è quello dell'amore, quello dell'accoglienza. Ci ha raccontato storie incredibili, sofferenze, difficoltà. Io non credevo che vivere in Palestina fosse così complesso. E dopo Gerusalemme, noi siamo arrivati proprio qua, in Palestina. Questo invece per la prima volta, siamo a Betlemme. Guardate, questo dietro è la chiesa della Natività. Oggi con padre Ibrahim siamo stati in questo luogo tutto il pomeriggio, l'abbiamo visitato sui tetti e sottosuolo, ne hanno fratti inaccessibili ai pellegrini, spesso anche ad altri frati francescani, è stata un'esperienza bellissima, indipendentemente dalla natura religiosa dell'esperienza, che invece è personale. Qui si dice che sia nato tutto, perché qua è nato il Signore Gesù, il luogo dove è stato nutrito dalla sua mamma, per la prima volta, c'era la mangiatoia, insomma il nostro presepe, quello da bambini, quello vero in realtà è qua, la natività. E quindi quello che mi porta a casa oggi è questo, l'esperienza della nascita. Io domani voglio tornare a casa migliore, rinato. Rinato perché la Palestina mi ha insegnato immediatamente una cosa fisica. Qui dove c'è una chiesa, di fronte c'è sempre un minareto. La moschea e dove c'è una moschea col suo minareto di fronte hanno sempre una chiesa. Chissà cosa c'è stato prima. Questa è la dualità, questo è il conflitto, due punti di vista, tre punti di vista a pochi chilometri da qua, quattro punti di vista a qualche chilometro in più, probabilmente ce n'è ancora un quinto, un sesto. Trovo che sia poco interessante quale sia il punto di vista. Trovo molto più interessante l'idea di poter contenere più punti di vista. Parlare di amore, parlare di compassione, parlare di tolleranza, parlare di coesistenza, parlare di ricchezza nella diversità, parlare di natività come rinascita nell'essere meglio di ieri, sono cose di una banalità tale che quasi è vergognoso parlarne. Però è anche di una rarità tale
che è quasi vergognoso quanto siano rari questi argomenti nella vita di tutti i giorni, certamente della mia. Domani voglio rinascere migliore grazie a questo luogo. Verremo qua la mattina molto presto, alle 5:30, in un luogo che ha visto la morte. 2002, 240 palestinesi si sono rifugiati qua dentro, assediati dagli israeliani, accolti dai francescani. Forse c'erano dei terroristi, delle cattive persone, delle brave persone. Padre Ibrahim non me l'ha detto, non me l'ha saputo dire, non me l'ha voluto dire, ma non è importante. Doveva durare pochi giorni l'assedio, è durato 39 giorni, non doveva morire nessuno, sono morte 22 persone. Sparavano da una gru tipo quella là in alto, con una macchina che fotografava giù nel chiostro e immediatamente sparava comandata da questo angolo, questo qua, dov'è? Da quell'angolo. E pensate che padre Ibrahim dopo qualche anno ha scoperto che quello strumento che consentiva di uccidere qualcuno da là in alto era stato costruito, gli è stato confidato, da un palestinese emigrato negli Stati Uniti. Quindi gli israeliani che assediavano in una chiesa cattolica dei palestinesi che vi si erano rifugiati e che in parte venivano uccisi da uno strumento creato da un palestinese emigrato in America, paese amico degli israeliani, eccetera, eccetera. Insomma, un casino epocale, che è il casino, secondo me, della vita di tanti di noi. Però c'è la possibilità di rinascere, e di rinascere nuovo. Anche perché dopo 39 giorni tutto è stato risolto da quel grandissimo mediatore che è padre Ibrahim, a cui io sono molto grato per l'esperienza e i suoi racconti di oggi. Quindi vi saluto così. Anche oggi, shalom, pace, una rarità oggi nella vita di tanti di noi e in tanti luoghi di questo pianeta. E me ne vado a dormire in questo piccolo alberghetto dove i francescani accolgono i pellegrini, in una stanza però che mi ha imbarazzato quando mi è stato detto che stanza fosse. Stanotte dormirò nella stanza dove hanno dormito gli ultimi tre papi che sono venuti in Terra Santa. Una stanza riservata solo a loro e credo anche a pochi altri, altrimenti non saprei perché oggi mi concedono questa fortuna. Quindi dormirò dove ha dormito recentemente Papa Francesco, nel suo letto, mi appoggerò sul divano dove si è appoggiato per lui Papa Ratzinger, mi laverò i denti in lavandino dove si è lavati i denti Giovanni Paolo II, un santo. Spero che sia di buon auspicio, perché queste persone sono persone responsabili, che hanno preso responsabilità sulla loro vita e sulla vita di tante altre persone. E spero di fare altrettanto anch'io. È la promessa con la quale voglio rinascere migliore domani. E tornare a casa quindi migliore di prima che partissi. Buonanotte, shalom, pace.